Cos'è quella fortunata collaborazione tra la Fondazione Ivan Bruschi di Arezzo e la Fondazione Palazzo Strozzi di Firenze? Al via infatti nella Casa Museo Ivan Bruschi di Arezzo le esposizioni Vasari, Iacone e la maniera bizzarra a cura della dottoressa Paola Refice. Il tema conduttore di questa esposizione è quello dell'avversione dell'aretino Giorgio Vasari per la cosiddetta compagnia degli artisti favorita dal riccio e raccontata e svelata attraverso aneddoti e apprezzamenti contraddittori espressi nel celebre volume Le Vite nei diretti confronti di Iacone. Questa esposizione è un'esposizione che, stando Arezzo, doveva essere una mostra sensata all'interno della maniera moderna e in Arezzo, per cui abbiamo scelto una caratteristica frase, una caratteristica espressione che usa Vasari, perché è lui a definire la maniera, quindi questo lo sanno bene anche a Palazzo Strozzi, Vasari ha questo ruolo, definisce una maniera bizzarra perché in questa perfezione della maniera moderna che sceglie il meglio dell'antico, il meglio della natura, il meglio delle composizioni, alcuni pittori secondo lui si comportano in modo bizzarro, nonostante siano, per sua stessa missione, dei pittori che sanno disegnare molto bene, che potrebbero essere eccellenti. Il perché è un perché che poi si vedrà durante la mostra, perché sia Iacone che il Bachiacca sono due persone che non stanno al mondo come sta Vasari. Un nuovo simbolo quindi rappresenta per noi certamente un momento culturale importante, ma non solo, quindi anche di crescita della competenza, della qualità, della bellezza, ma accanto a questo anche la possibilità di dare economia, come dire, sviluppo, perché ovviamente attraverso turismo, attraverso, come dire, quello che si muove quando si muove una fondazione come questa.